sicuramente una delle manifestazioni carnevalesche più belle di tutto il territorio regionale, per cui la provincia va sicuramente orgogliosa e partecipa ogni anno, patrocina questo evento, perché è un evento che porta spensieratezza, allegria, divertimento a grandi, piccini e tante famiglie, ma che diventa anche proprio un momento di ritrovo e, come ogni carnevale, un momento insomma per stare assieme, per far festa, per divertirsi, per lasciare a casa i problemi. E quindi al comitato organizzatore, al comune e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte va il grande ringraziamento dell'ente provinciale per portare avanti questa tradizione che è orgoglio di tutto il nostro territorio padovano. È una data molto importante, anche perché così i numeri sono notevoli sotto il punto di vista delle manifestazioni del Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia, ma dagli archivi storici è iniziato anche prima di 76 anni fa. E siamo pronti per iniziare questa bella manifestazione storica del nostro comune, che inizierà domenica per le prossime tre domeniche. Alla fine, il martedì grasso, sarà un carnevale esclusivamente per i bambini. E naturalmente vanno ringraziati tutti i volontari che per un anno lavorano, disfano e fanno i carri nuovi ogni anno. I carri sono come in un teatro, la nostra scenografia, però dopo serve una impronta importante in piazza, quindi pensare a ospiti magari più del momento, come per esempio possiamo, noi siamo agganciati nel filone della pubblicità a tanti youtuber, a tanti tiktoker, quindi personaggi nel mondo dei social che aiutano il nostro carnevale. Però cerchiamo comunque di tenere un'impronta tradizionale, portare e anche riscoprire delle cose vecchie che venivano fatte e che si sono perse e le abbiamo riportate in piazza.